Stavo parlando muto. Prima di iniziare, ovviamente, vi chiedo un like, un commento. Nei commenti scrivetemi quello che cazzo vi pare, veramente. Proprio quello che cazzo vi pare. Voglio leggere commenti in cui mi dite: oh, la lista della spesa, cosa avete fatto oggi, cosa dovete fare. Un promemoria. Utilizzate questo video come block notice. Buona vita a tutti quanti. Bentornati sul mio secondo canale. Oggi, ultimo episodio delle mitragliette del cazzo. Per chi stesse seguendo la serie, o per chi non la stesse seguendo, magari te muore un parente stretto, stiamo piano piano raggiungendo la mimetica interstellare, stiamo piano piano raggiungendo il nostro obiettivo, che è la mimetica interstellare, quante volte lo voglio dire. Oggi ci concentriamo sull'ultima mitraglietta di merda, RVSP9. Sarà un tumore, perché bisognerà portarlo al 28, fortunatamente ho un po' di gettoni per due di esperienza sulle armi, quindi li utilizzeremo sicuramente. Oggi ultimo episodio, perché poi nel prossimo faremo la mimetica forgiata delle mitragliette, tutta insieme ovviamente, per sborrarci sopra. Abbiamo quasi finito le mitragliette. Io intanto vi ringrazio per il supporto che state dando ai miei video di Call of Duty, mi fa molto piacere. Lasciate un like, se volete darmi anche dei soldi potete farlo tranquillamente tramite il super grazie. Andrei a cercarci la prima partita e basta. Uoco alle polveri, VSP9. Tocca che mi cambio la skin, perché qua è Natale, è finito. È Natale, tutto tace. C'è qualcosa sulla brace, non è pollo né tacchino. Chissà che cos'è. Ah, ma quest'arma è una merda totale. Sono contento. Ok, allora bisogna fare 30 e... non ho visto le sfide. Mannaggia, mi sono scordato di vedere le sfide. Vabbè, tanto sono sempre le stesse, per questo non ho guardato. Ma questi matti? Ok, ok, fa cacare quest'arma. Non ho attivato i doppi punti, ma io sono un pezzo di merda. Eccoci qua. Ho letto un commento l'altra volta di un tizio che diceva: vorrei le lobby di Dread. Beh, eccole, divertite. Volevo parlarvi in realtà in questa prima partita 0.40. In questa prima partita volevo parlarvi di una mia addiction che ho. Che ho scoperto di... anzi, non è che ho scoperto di avere, che ho capito di avere su un videogioco in particolare. Anzi, su un tipo di videogioco in particolare, che sono i videogiochi per telefono, quelli in cui clicchi e sblocchi le cose. Tipo adesso mi sono fissato con questo gioco. Non è un placement, ragazzi, ve lo giuro. Ve lo giuro, non è un placement. Anzi, non dica il nome. Vabbè, è un gioco in cui praticamente tu c'hai lo schema dell'universo, clicchi le cose e mano a mano evolvi l'universo. Ed è una cazzo di droga gigantesca. Secondo me i giochi mobile, non so se l'avete anche voi questa roba, non so che giochi giocate per telefono, fatemelo sapere, perché comunque... guardate, sono un coglione. Perché comunque è il gioco del telefono. Il gioco del telefono, guarda che è sottovalutato, eh. Guarda che è super sottovalutato. Faccio una kill così, perdonatemi. Assist, perfetto. Ok, madonna che schifo quest'arma. Però, a che gioco giocate? Cioè, perché ci sono secondo me varie categorie. Sì, è un argomento un po' strano, però ci stavo a pensare prima, perché è veramente un mese che gioco tutti i giorni a quel cazzo di gioco dell'universo per sbloccare le lune di Giove. Ho 32 anni, frate. Perché ci sono vari giocatori di telefono. Vabbè, c'è quello che gioca tipo a Marvel Snap, c'è quello che gioca a Clash Royale, e poi ci sono quelli che giocano i giochi single player. Ma giochi single player tipo questo, capito? Giochi in cui farmi. Io voglio farmare. Ragazzi, però io non perdo 250-0 contro questi inetti, vi prego. Vi supplico, entriamo. Almeno l'ho liberata, ragazzi. Se non c'ero io, madonna Dio, facevamo 0 punti. Questa si recupera facile. E quindi mi sono accorto di averci questa addiction. Addiction che non mi dispiace in realtà, perché poi mi diverto. Poi non sono impegnativi, ti metti lì, farmi il tuo universo, farmi queste lune di Giove che non vedono l'ora di essere farmate. È strano come videogame, però è gratis. Sì, dropshottami il pallone. Ah, come on guys, we can do it, we can win this fucking game. Dovevo gasare un po' il mio team. Gasare il team è una cosa che faceva Hitler, tra l'altro. E dal cazzo. Vedo, fa una cifra di kill, raga, veramente troppe. Non ce la farò mai sta partita, che fa schifo. Ne ho fatte 16 per ora. 17. Madonna, 18. Oh cazzo, ma quello da dove è arrivato? Sì, ma ne devo fare 35, tipo 40. Madonna, che mi shottano tutti. Quindi ripeto, secondo me il gioco del telefono è sottovalutato. Sono una persona che comunque... cioè, a me piacciono i videogiochi, anche quelli per telefono. Però non mi piacciono molto cose tipo Marvel Snap o cose multiplayer. Piuttosto gioco tipo a Rise of Cultures, o come cazzo si dice, no? Che è quel gioco di merda in cui devi evolvere la tua civiltà del cazzo. Siete coglioni. Frate, ti pare che io non sapevo... ah, sono arrivato quando è finita la postazione, godo. Godo. Poi non è che ci spendo i soldi, nel senso... io non spendo i soldi sui giochi, non li compro neanche. Cioè, io, se non mi danno i codici, i videogiochi non li compro. Ma perché penso che siano un furto far pagare i giochi 60 euro, 70 euro. Se me lo fai pagare tipo 30, 35 euro, secondo me è il prezzo giustissimo. Dici che tirchio, Dreddo. Ho capito. Mi puoi far pagare 70 euro la merda, poi. Qual è la spesa folle che avete fatto su un videogame? C'è la più grande. 214 a 40. 214 a 40 abbiamo perso questa partita. Per favore. Basta, questa si recupera. Dai, dar cazzo. Famo due punti. Due punti.
Due punti, almeno famo due punti, famo due punti, famo due punti. Che stavo in coda solo, me frega un cazzo. Se devo fare merda faccio il merdone, io non hai capito. Guarda, ce l'hai dietro, te ne sei reso conto, spero. Occhio che spunta. Ok. Questa si vince. Guarda, metti qua. Fanculo le kill. Se dobbiamo perdere, perdiamo con un senso, dai. Lo so, faccio cacare, eh. Sono morto così. Attaccato la granata al muro. Questa è dura. Merda, 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 merda. Godo. Stupido infame. Venite mi aiutare, che questa la vinciamo. Ah. Un attimo, sto vedendo Gesù Cristo. Succhiami il cazzo. Stunnali a caso. Ma come m'ha preso? No, questa doppia non ci voleva. Ok, ci sto dentro. Vabbè, 4 secondi gliela damo. Non potevamo giocare così da inizio. Cioè, me ci devo mettere io. Rimani dentro, eh. Rimani dentro, eh. Rimani dentro che ci penso io a umiliarli tutti. Rimani dentro. Rimani dentro. Rimani dentro. Stai dentro. Stai dentro. Ma questa non l'abbiamo mai. Stanno già dentro loro. Merda, guarda dove sta. M'ho perso così. No, che spawn del cazzo questo gioco di merda, oh. Forse ho sbloccato. Ho sbloccata la mimetica, mi sa. Non so sicuro. Se ammazzo questa era vinta. Dove siamo arrivati? Tocca arrivare 12 e fare uccisioni senza mirare. Arrivare 12 e sparo senza mirare. Se sei arrivato fin qui, commenta scrivendomi. Arrivare 12. Per arrivare al livello 12 è capitata a Scrapyard una lobby tutt'altro che tranquilla, tutt'altro che semplice, tutt'altro che rilassante. Infatti, lo commento così. Ok, sto al 12. Mi stanno facendo bestemmiare come non mai questi figli di puttana. Soprattutto questo coglione a cui manderò un messaggio fra pochissimo. Non posso perché questo gioco è una merda. Non posso comunicare con gente che è su PC. Perché questo gioco è fatto bene, ovviamente. Non le farò mai adesso, quindi questa partita è una merda. Non le farò perché voglio umiliarli. Guarda come gioca, guarda come gioca. Guarda come gioca questo coglione. Guarda come gioca questo coglione. Tutta la partita gioca così. In più c'è gente con lo scudo, figurati. Che partita è? Che partita è? Guarda che è veramente un coglione questo. Cioè, guarda come gioca. Porco... Dimmi tu. Godo. Godo. Stupido merdone. Tocca fare miracoli pure a sta partita da solo? Ho capito. Ho capito. Di nuovo lui, porco di... Ma te fai cazzi tu invece di sparare con st'arma di merda, mannaggia. Cambiata lobby. 23 kill senza mirare. Ok, meno male che è stupido come una merda quello. Vediamo se sta mappa ci consente di fare qualcosa. Altrimenti... Non ci credo. Io dico porco... Johnny Knoxville! Cioè... Lancio una granata. Incredibile. L'unica granata che non rimbalza. Ok, tocca prenderli un po' in giro. Tocca stare nella postazione. Non vedo l'ora di finire le mitragliette. Non ce la faccio più. Non ce la faccio più a vedere le mitragliette, raga. Non ce la faccio più. Ho raggiunto un livello di stress per fare le mitragliette oro, che non ha senso. Poi tutte sfide uguali. Ma cambiatele, no? Cristo Madonna. Ma che ve costa mettere una sfida diversa a mitraglietta? Ma qua da quando c'è una porta? È dal cazzo. Non so manco a quanto sto. A 2, a 3, a 1. Puoi stare dentro la postazione, per favore. Assist. C'è uno? Assolutamente sì. Intanto vogliamo al 14. Ho visto una persona. Ok. Oddio. Ma tutti con lo scudo? Ma possibile? Non morire. Oddio che culo. Porco. Voglio uccidermi. Voglio terminare la mia inutile vita. Fra, ma stai lì. Ma per favore. Ma vuoi per favore entrare? Ma quanto ci metti? Porca troia, oh. Stai dentro. Dai dal cazzo. Questo merdoso mi riesce a uccidermi. È anche vero che però sto sempre con dei veramente dei mongolo. Cazzo, in squadra. Poi entra. Sta a destra. Porca troia, oh. Levate. Godo. Stupido. Madonna che stress, vi giuro. Non ce la faccio più, sono stressato. Non è possibile che io sia così stressato per sbloccare le mimetiche dei mitragliette, eh? Va bene, mica. Sarta su sto grande cazzo. Senti quanto sono arrabbiato. La senti la rabbia? Una rabbia reale. Una rabbia vera. Ma levate, va, imbecille. Godo. Mo' muoio da dietro, ovviamente, perché vabbè, inevitabile. Fra, ma questo, Cristo Dio. 3 kill ne farò mai per il Visat. 2 kill ne farò mai per Visat. Ha una dal Visat. Ha una dal Visat, ma è normale. Io sono convinto che sto gioco lo sa. E sono ancora più convinto che fa spawnare dei bot. Non era lì. Morite, prego. Godo. Avendo terminato roccia infranta, la prossima sfida a cui dobbiamo andare incontro è 10 uccisioni mentre mi accovaccio. Ma dobbiamo stare a livello 19. Io sono probabilmente al 18. Al 18, quasi 19. In realtà dovremmo riuscire senza problemi a farla adesso. Abbastanza semplice, devo fare mezzo livello e poi accovacciandomi. E poi quittamo. No, no, devo stare calmo. Ciucciamelo.
Ah, Omit è veramente una merda. Chi se l'ha inventata c'ha veramente dei problemi. Questa partita ho deciso di non mostrarvela, semplicemente perché ho fatto una quantità di kill esorbitante, all'incirca 80, e sarebbe durata veramente un casino di tempo. Il video sarebbe durato 65 anni. Devi morire cane di tumore. Peccato. Cazzo, il primo scema ha fatto un casino, il secondo una merda. Non so manco che sfida ho fatto, ero troppo in game. Quanti kill ho fatto? 82. Guarda che fenomeno, guarda che movement. Madonna, come mi ciucciate le pallone, pallone, pallone. Ti pare che non ho fatto 15 kill a scivolata su 82? Non l'ho fatto. Ne ho fatte 4 su 82, secondo il videogame. 4 su 82. Poi tanto devo arrivare al 28 adesso. Se vediamo al 28, così famo le stun. Questa partita è abbastanza particolare, perché eravamo riusciti a chiudere i nemici all'interno dello spawn e ci spawnavano nel mirino. Fin quando un coglione ha deciso di invadere il loro spawn. Guys, don't push, don't push, don't push. Paper maker, paper maker, you are an idiot. Go away from the spawn, no, go away. They are spawning all together. Oi, look up. Scorpion, learn how to play, please. We were spawn trapping and you have to go to their spawn. Learn how to play, no? Idiot. Scorpion, why are you talking? 17-11 and you still talking? Please, please, shut up, dai. Ho litigato, sono molto contento. Mi piace litigare sempre sulle chat di gioco con gente inetta che non è in grado di videogiocare. Comunque, siamo a livello 26, mancano due livelli. E poi possiamo fare finalmente le kill con le stun e levarci dal cazzo per sempre le mitragliette. Non prima però di aver fatto l'ultima sfida, che è uccidi 10 nemici senza che ci danneggino. Ci facciamo questi due livelli e ci facciamo poi le kill con le stun. Classica partita su Subbase, ormai una delle mie mappe preferite, una delle più semplici da giocare, soprattutto se hai gente inetta contro. Purtroppo sono stupido perché non mi ero reso conto di essere arrivato al 28. Ah, ma sto al 28, non me ne ero assolutamente reso conto. Posso fare le stun? Ma compilation di gente che muore stunnata. Non ha preso la stun, non so se ti sei reso conto. Stunnati. Ok, è uno. Devo fare 15. Oddio, le ultime 15, non ce la faccio più, ve giuro. Un cazzo di incubo sta cazzo di sfida. È due, è due. Palesemente tre. Quanti cazzo sono? No. Dimmi che è almeno quattro. Tu sei il quinto. Palesemente il quinto. Questo è il sesto. Non ci credo. Oddio, sei il sesto. No. Dove cazzo vai? Ma dannato. È sparito. Non c'ho parole. No, Dio merda. Se non ho fatto male i conti, ne ho fatti 5. Sono 6. Che palle, ne mancano 9. Non ce la faccio più. Non vedo l'ora di cambiare categoria, raga. Non vedo l'ora di fare la forgiata. Compilation di gente che mi ha restunata un'altra volta. Uno. Oddio, addirittura due. Merda, che non l'ho visto. Ma quello? Ma stanno tutti col cecchino? Godo. Chissà se vale. Tu vali. Ma guardate quello sopra. Oh, io lo fatti i cazzi tua. Ok, forse vale. Quello sopra non lo sopporto più, eh. Madonna quanto vali e madonna quanto godo. Ancora lì sopra. Scendi, fallito. Madonna, vale, sono anche Spider-Man nel farlo. Non è morto, godo. Vali. Vali anche tu. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Manca poco, manca poco, manca poco, manca poco, manca poco. Ti prego. Bravo. E vali. Oddio, quello. Peccato. Aspetta. Godo. Ah sì, godo. E adesso tutti che non mi toccano. Uno. 10 così. Manca poco, manca poco, te prego. Manca poco, manca poco, manca poco. Manca poco, manca poco. Sono un demone. Levate. Oh sì, levate. Da dietro, da dietro, da dietro. M'ha toccato, m'ha toccato. Ci sta. Cosa? Stai scherzando che non è morto? Non so quanti me ne mancano, ma pochi. Ti prego, dammi sta oro. Dammi sta oro e se levamo. Dammi la oro e andiamo via. Te lo prometto. Non torno mai più da te. Non torno mai più da te. Oh sì, ho fatto. Non ce la facevo più. Non ce la facevo più, cazzo. Un'agonia. Allevate. Una cazzo di agonia. Non ce la facevo più. Non ce la facevo più. Sti cazzi dell'aggiornamento delle playlist. È finito l'evento. Sti cazzi. Mimetica oro per il VSP. Finalmente sbloccata. Mimetica banana sbloccata anche per l'ultima mitraglietta. Finalmente il VSP. Finalmente l'hanno fatta. Non ce la facevo più. Possiamo dire... Che cazzo era quella posa da Sailor Moon? Possiamo finalmente concentrarci sulla mimetica forgiato nel prossimo episodio, eh? E poi addio mitragliette.
Se vediamo quando dovremo fare l'inestimabile. Questo traguardo è incredibile perché possiamo dire addio alle mitragliette. Vi giuro che non ce la facevo più. Addio no, un arrivederci molto lungo però sì, perché ci rivedremo poi con l'inestimabile e chi ve se in cula. Se sei arrivato fin qui, commenta scrivendo sei proprio un forgiato. Noi ci vediamo alla prossima, che sarà domani con, boh, non so, qualcosa. Grazie mille a tutti. Ciao.